petali di margherita e devo cercare di non sbagliarlo come oggi pomeriggio che continuavo a dire petali di margherita di, no, di primavera. Vedi, adesso lo dico giusto, cazzo, ma cos'è che mi succede in testa perché finalmente è arrivata la primavera? Ma oggi si parla di petali di margherita con Giorgia D'Aversa. Sono stato obbligato da Giorgia a sedermi, quindi magari rimarrò seduto in questa maniera perché io mi agito, Giorgia, io sarò agitatissimo, tu ti vedo a tuo agio, caro. Tengo di essere a agio. Ok, però ti sei vestita pure impannata con le cime, un controllo, un applauso. Questo è il sintomo di stile e quindi... Siamo qui a parlare del suo libro che è un libro stiloso, pubblicato, dice il nome della casa editrice. Rue de la Fontaine 96. Rue de la Fontaine 96, io farei un applauso a questa casa editrice perché ha... Siamo qui a parlare del tuo libro, io l'ho letto perché mi ha mandato il PDF. Ho letto il libro di Giorgia e ho notato una particolarità. Le sue poesie per la maggior parte non hanno titolo, ma la cosa particolare, veramente particolare, è che tutte le poesie contenute in questo libro hanno una data, cioè sotto alla fine di ogni poesia è riportata la data, presumo sia la data in cui sono state scritte queste poesie, ed è come se si facesse un viaggio nella vita di Giorgia e nel tuo diario. Sì. E come mai questa scelta? Allora, l'idea della raccolta è nata proprio dall'idea di raccogliere le poesie della mia adolescenza. Infatti le date sono importanti perché vanno circa dal 2012 a luglio del 2017 dell'anno scorso, periodo in cui ho, a marzo, fatto i miei 20 anni. Di solito si dice che a 20 anni più o meno finisce l'adolescenza, quindi ho tenuto buono il periodo di tempo per raccontarmi ai lettori. A me non piace dare i titoli alle mie poesie perché non mi sento in grado di riassumere i versi in una sola frase, in una parola. E quindi invece ho adottato l'idea delle date proprio per indicare il periodo della mia vita in cui sono state scritte le poesie, e proprio perché è significativo in questa raccolta che vuole raccontare la mia adolescenza e quella che sono stata. E l'idea è partita circa un 3 anni fa e quindi ho pensato di voler racchiudere ciò che sono stata, che comunque è importante per me perché l'adolescenza comunque è un momento complicato per tutti, e quindi ho deciso di racchiuderlo così, con la forma anche che mi aiuta di più ad esprimermi, che è appunto la poesia. E tu, andando indietro nel tempo, perché parlo anche pensando a quello che succede a molti scrittori, quando vai indietro, passami il termine, rispolverare le vecchie poesie, cioè non hai mai letto qualcosa che dici, oh cavolo, ma che cosa avevo scritto qua? E infatti non l'ho inserito nel libro. quindi nel libro c'è la crema della crema dell'adolescenza di Giorgia. Sì, ho fatto una cernita perché quelle, soprattutto quelle più vecchie, non le reputavo adatte ad un libro, comunque erano troppo embrionali, troppo adolescenziali per essere racchiuse a mio avviso in una raccolta poetica. E il titolo, che non devo sbagliare perché è Petali di Margherita, è un titolo molto delicato, però leggendo il libro è come se a tratti Giorgia ci trasporta in un mondo, appunto forse quello adolescenziale, un po' faticoso, ci porta quasi in una profondità che a volte sembra essere un abisso, altre volte è semplice profondità e esplorazione, però dalla quale si fa fatica ad uscire con leggerezza. Allora, osservando bene questa copertina, vedi che in realtà i petali di Margherita non sono margherite fiorite, ma sono petali che volano via. Allora mi chiedevo se esiste una correlazione con la delicatezza della margherita oppure questo titolo ti è venuto in mente per qualche altro motivo. Allora, volevo scegliere un titolo che rappresentasse appunto il percorso che ho deciso di rappresentare, e la margherita è un fiore semplice che ho sempre sentito vicino
e oltretutto il suo nome specifico, che è Bellis Perennis, ha una doppia valenza, diciamo, perché alcune persone dicono che Bellis sia da Bellus, quindi bello, e altre invece da Bellum, che significa guerra. E mi è piaciuta subito questa contraddizione, questo significato ossimorico che di accostamento tra il bello e la guerra, e me lo sono sentito vicino, soprattutto era bello che ci fosse un significato così profondo su un fiore invece così semplice. E quindi mi piaceva l'idea che a un'immagine estetica semplice fosse associato qualcosa di più profondo, che appunto può essere collegato all'adolescenza, diciamo. E quindi i petali invece li immaginavo come le composizioni, e il fatto che in copertina ci sia questa mano che tiene il fiore appunto con i petali che si staccano sta a significare, diciamo, le composizioni che si allontanano pian piano da me, perché sì, le ho scritte io, ma sono diverse dalla Giorgia che sono adesso, e quindi diciamo che è questo il significato. Troppo complicato. Beh, se è troppo complicato da spiegare, magari ci fai sentire qualche poesia, che dite, le ascoltiamo, due o tre poesie, e così entriamo in questo mondo, in questo percorso che hai voluto raccontare col tuo libro. Giorgia D'Aversa! Allora, questa prima poesia che vi leggo l'ho scritta il 24 settembre 2016, un periodo in cui non avevo soldi, e quindi per cercare di guadagnarmi un po' mi sono ridotta a vendere profumi, una cosa terribile, non fatela mai. E mentre ero in questo centro commerciale e mi annoiavo a morte, è arrivata una signora anziana che si è seduta su una panchina e osservava il vuoto, ed è rimasta lì per un paio d'ore almeno, poi ha preso, si è alzata e se n'è andata. E io l'osservavo e non capivo che cosa stesse succedendo dentro di lei, però mi aveva incuriosito, e quindi mentre appunto mi annoiavo ho iniziato a comporre una poesia nella mia testa, e non appena poi ho finito di lavorare l'ho scritta, e la poesia è questa. Gli anziani che osservano i cantieri non osservano i mattoni, né le gru e le fondamenta di questo inizio di cemento, ma viandanti pensosi nella città che rimbomba lontana puntano lontano lo sguardo stanco verso un mondo un po' più grigio. Loro non osservano gli alti palazzi che si innalzano, ma hanno negli occhi il riflesso di un passato ormai distante. Spariscono gli operai, le polveri, i nocivi, riappaiono le verdi colline dove correvano da bambini. Quel che per tutti è innovazione appare come dei loro paesaggi la distruzione. Storie ed emozioni perdute nel turbine di una vita passata, strizzata, ammaccata. Per giudicare non è più il momento, ma per ricordare forse c'è ancora tempo. Io invece l'ho scritta il 15 febbraio 2017, stavo andando in università e per uno strano motivo che adesso non ricordo non avevo in mano il telefono. E quindi mi sono trovata ad osservare ciò che accadeva intorno a me, e mi è uscita questa. Se fossi stata concentrata sullo schermo illuminato del mio cellulare, forse non avrei visto camminare a braccetto un ragazzo e un vecchietto. Il primo sorrise e parole, mano libera a descrivere un mondo, l'altro rigido e attento, voraci gli occhi di nuovi colori, capelli scuri e neve bianca, pelle d'ambra e pallida faccia stanca. Non avevo bisogno impellente della mia connessione, collegata com'ero ad un gesto d'amore. Abbiamo deciso di pensare questa presentazione, questa intervista con delle letture, perché così ci scaldiamo con la poesia, perché sennò poi chiacchieriamo, io parlo tanto, tu parli tanto, io mi agito, tu non ti agiti, è vero che non ti agiti, è tremolante. Giorgia è ricca e piena di emozioni, soprattutto di ansia oggi, un pochettino. Solo oggi, ansia. E la tua vita è ansia, la tua vita è ansia, ce la racconti nel libro, ci racconti anche la vita quotidiana, non solo tua, ma quella di chi osservi, come alcune delle poesie che ci hai già letto. Un altro tema che ho trovato ricorrente è la pioggia, ma di questa sera non parleremo della pioggia, perché ci ha rotto fino in fondo
le scatole, ok, per non dire altre parolacce, fino all'altro ieri finalmente è arrivata la primavera e parli spesso anche d'amore, l'amore è uno dei tuoi temi ricorrenti e volevo capire un po' qual è la connessione di tutti questi tuoi temi con le margherite, forse ce l'hai già detto prima, forse no, forse è una domanda idiota e poi anche dei scatti, dai, cambia domanda. No, semplicemente come già accennavo prima, la margherita è il fiore che sento più adatto a rappresentarmi, cioè in realtà a me i fiori non piacciono perché sono allergica a tutte le cose che fioriscono, quindi la primavera non è che mi faccia particolarmente impazzire. Infatti credo che siano fiori. Ah no, sono vere, scusate dalla regia, potete portare via le margherite. Niente, quindi la margherita semplicemente non sono tanto le poesie ma sono io. E infatti ciò che volevo mostrare con questo libro è proprio me stessa, volevo essere trasparente, forse in una maniera a volte difficile perché non è semplice mostrarsi così, anche perché per me scrivere poesie è il momento in cui realizzo esattamente come mi sento, cioè quando faccio fatica a capire cosa sto provando o sento un'emozione troppo forte, inizio a scrivere. E quindi leggere le mie poesie, rileggerle anche dopo mi fa capire come mi sono sentita o mi fa rievocare un ricordo forte, cioè poi spero possa passare l'emozione anche agli altri. E Giorgia, con cosa scrivere? Computer, penna, cioè ti sei ritrovata con una pigna di fogli da rileggere, ricercare alcuni istinti perché sono poesie vecchie oppure hai i tuoi file belli organizzati sul computer? Allora, io sono una persona molto organizzata, però quando si tratta di poesia scrivo sul supporto che ho, cioè se per esempio ho in mano il telefono e mi viene l'idea inizio a scrivere, altrimenti se ho un pezzo di carta ci scrivo lì, per esempio tengo sempre sul comodino un piccolo block notes con una matita accanto e spesso e volentieri... Metti che ti svegli... No, mi capita in realtà prima di andare a dormire, specialmente con poesie abbastanza deprimenti e inquietanti... Sì, l'ho letta, una sulla morte, esatto, che abbiamo deciso di non leggere questa sera perché era cioè terrificante nel senso che... E magari comprate il libro, la lettera. E quindi diciamo che utilizzo quello che mi trovo vicino, però poi riporto tutto su dei quadernetti che sono ordinati appunto per data, periodo, eccetera. E poi invece per fare la raccolta... Sei una manica. Sì, abbastanza. Comprate il libro per aiutare Giorgia a guarire. Va bene, io ho esaurito le domande per il secondo giro e quindi ti inviterei a leggere altre poesie. Siete d'accordo? Certo. Allora sentiamo ancora Giorgia D'Aversa. A differenza delle tre poesie precedenti, queste mi rappresentano molto, cioè riescono a definire un po' la mia personalità. E vi leggo la prima che è del 4 maggio 2016. La mia stanza ora è un disastro, come la mia piccola esistenza. Raccolgo i vestiti, pezzi sparsi d'anima, abbandonati, calpestati, maltrattati, delisi. Non posso strapparmi questi occhi spalancati di bambina con la semplicità di un cambio d'abito. Questa poesia invece è del 16 marzo 2016, tra l'altro un giorno dopo il mio compleanno, e molto molto felice come le altre. E si chiama, questo ha un titolo strano, si chiama Il volo. Corri, corri, altalena, che sul ciglio della fine mi sospingo, senza appoggio per i piedi sopra il vuoto. Corri, corri, pazza altalena, che con questo strattone ora mi mantengo con le punte, e a testa in giù il mio mondo al contrario è comunque banale. Gambe sospese, compio il salto nel vento, riuscirò ad atterrare. Bene, adesso è giunto il momento delle domande passate. No, scherzo. Allora, io so che tu hai partecipato tempo fa di quei Trisdem, abbiamo organizzato questa serata per presentare il tuo libro e abbiamo voluto insieme, inserire all'interno della serata un po' i Trisdem. E c'è sempre questa diatriba tra la poesia orale e la poesia scritta. Ecco,
tu che hai partecipato a degli slam, hai scritto un libro, come la vivi questa dualità della poesia oggi, ovvero la poesia della voce e la poesia della carta? Tu come ti trovi meglio? Allora, questo è un argomento interessante perché è spesso un argomento con cui dibatto con le persone. Abbiamo tre quarti d'ora, un'ora. È un argomento che mi interessa molto proprio perché io vedo la poesia orale come il mezzo adatto per la nostra epoca per divulgare la poesia, per renderla più attuale, per riportarla insomma al pubblico come si faceva in antichità. Quindi io apprezzo tantissimo la poesia orale, ho partecipato giusto forse a un paio di poetry slam e non ho partecipato ad altri semplicemente perché sono, come avete notato anche, una persona molto ansiosa e parlare davanti a un pubblico mi agita tantissimo, soprattutto quando si tratta di leggere qualcosa che mi rende un po' nuda di fronte agli altri. Quindi è difficile per me e quindi mi rifugio nel mio cantuccio di versi scritti sulla carta. Però se avessi anche la capacità di stare un po' più serena, rilassata, propenderei volentieri a partecipare ad altri poetry slam. E secondo me sono due dimensioni che bene si uniscono, perché appunto, come dicevo prima, leggere oralmente ci aiuta a valorizzare di nuovo la poesia, ma anche toglierle quel velo di sacralità che purtroppo ha avuto anche nello scorso secolo, perché è vista lì in alto come se fosse sull'Olimpo e si tratta quasi con le pinze, come se fosse troppo delicata, non adatta. E quindi svecchiarla, portarla soprattutto attraverso i giovani mi sembra il mezzo migliore. Nella vita cosa fate? Ci racconti molto nel tuo libro, però forse non lo so se emerge chi sei tu a livello di azione, cosa fai nella giornata, cosa combini, cioè i tuoi sono pensieri e la mia curiosità penso che è quella che appartenga un po' a tutti come curiosità quando si legge un libro di poesia o comunque un libro in generale, scoprire che cosa muove l'autore, ma soprattutto che cosa fa l'autore. Tu ci hai già svelato che scrivi con il taccuino appostato vicino al comodino, cosa fai nella vita? Cos'è che ti spinge a scrivere? Allora, cosa faccio nella vita? Le tue giornate moderne? Giornata tipo studio, che noia, purtroppo è così. E appunto vado... E che cosa studi? Studio comunicazione a Milano. Non fa una piega. Ci sta, in effetti. E poi diciamo che le azioni principali che svolgo durante la mia giornata, a parte studiare, sono leggere, come molti di voi immagino, guardare serie TV, guardare film, uscire con gli amici. Serie TV preferita? Difficile. Lo so, è una domanda molto complicata. Nell'epoca di Netflix, è veramente un casino. Netflix o Amazon Prime? Netflix. O Infinity? Netflix. O Sky? Netflix. Netflix. Okay. Serie preferita? Vikings. E cosa preferisci, Giorgia? Lunedì o la domenica o il sabato? Beh, penso un po' il sabato come quasi tutti perché il giorno... Perché si va a ballare? No, non mi piace ballare. Sabato perché posso vedere i miei amici e perché è la giornata in cui è ufficialmente finita la settimana noiosa e quindi posso, se non studio, rilassarmi e svagarmi. E poi vabbè, il lunedì immagino lo detestino tutti. Però io so che il tuo lunedì non è lunedì, ma è martedì, perché fai il weekend lungo, perché il lunedì non hai lezione. Non hai lezione, hai capito. E pensa che invece il mio giorno libero è il martedì. Quindi, cioè, se facessimo una fusione come nei cartoni animati, potremmo fare un weekend lunghissimo. Qualcuno di voi ha libero il mercoledì, facciamo una famigliola di weekend lunghissimi. Magari una settimana di vacanza e magari scrivere una poesia divertente. La vediamo. Non penso. Giorgia è troppo profonda e allora ci saluti con... anzi... Scusate, prima di salutarci con una poesia, hai un blog che possiamo seguire? Allora, in realtà ho un sacco di social, innanzitutto seguite. Ho un canale YouTube in cui parlo di libri, a volte anche di poesia.
poesia, il canale si chiama Passione Retorica. E poi vabbè, ho anche la pagina Facebook, appunto Passione Retorica, e poi c'è la pagina Facebook Giorgia D'Aversa Scrittrice. Quindi Passione Retorica, Giorgia D'Aversa Scrittrice. Instagram, Passione Retorica. Privato. Cosa? Privato. Instagram privato sono dopo. Il libro dove lo troviamo? Allora, il libro lo trovate presso di me. Okay. In tutti i negozi io. O sui principali rivenditori online, come per esempio Amazon, Feltrinelli, il sito della casa editrice. Comunque trovate tutti i link sulla mia pagina Facebook. E per caso il libro è anche in versione digitale, Kindle? No, solo in versione cartaceo, perché ti piace la consistenza della carta? No, semplicemente perché la casa editrice non faceva la versione digitale. Sì, mi piaceva la carta. E questa sera abbiamo un'anteprima di 4 copie. Sì, purtroppo, quindi è in stampa alle 11 precise. Alle 11 precise daremo il via all'asta per aggiudicarsi l'anteprima, una delle 4 copie con la dedica. Con la dedica di Giorgia D'Aversa. Ma prima di tornare alla nostra finale del Poetry Slam, ascoltiamo ancora due poesie, una molto breve e una circa un quarto d'ora. Giorgia D'Aversa e Margherita. Allora, questa appunto è brevissima ed è del 6 gennaio 2017. Mi manchi, e in ogni brandello di silenzio afferro la tua disarmante assenza. Questa è del 7 giugno 2017, si ritorna al periodo di prima. Forse, in un modo o nell'altro, continueremo ad amarci. Anzi, ne sono certa. In un modo mio, personale, ti amerò per sempre. Non sarà un fiabesco e vissero per sempre felici e contenti, ma un eterno ritorno a noi, ai passi percorsi, anche quelli sul bagnasciuga cancellati dalle onde. Amerò per sempre l'uomo che è venuto prima di te, le prossime fiamme indelebili, l'uomo che sei stato, che sei e quello che sarai, persino quando la memoria si diadirà negli anni. Magari un giorno ci incontreremo per strada, in viaggio costante alla ricerca di un qualche senso. Ci vedremo di nuovo e sarà come la prima volta. Il primo sguardo, il primo bacio, la prima di tante cose, ma soprattutto la prima notte. Perché ti desidererò ancora e ancora una volta vorrò ogni millimetro della tua pelle. Quando ripenserò alla fine di quest'amore non avrò rimpianti. Ti penserò con nostalgia crescente, dolorosa, ma appagata dal presente, che ora resta ancora futuro imperscrutabile. Guarderò gli occhi dei miei figli e penserò quanto sia strano che non siano i tuoi, che non abbiano quei gesti e movimenti che un tempo mi appartenevano. Erano miei quanto tuoi, perché nel corpo ancora giovane serbavo già il seme che sarebbe divenuto il nostro germoglio di vita. Sognavo, era inevitabile, ma per un po' questa esistenza è cresciuta dentro me, e aveva forma, consistenza, persino nome. Era amore e lo sarà per sempre. Giorgia D'Aversa, Pietrini e Vita! E uno dei temi che mi piace trattare spesso è quello dell'empatia. E in questa poesia quello che voglio darvi è uno sguardo sul mondo che viene dagli occhi di chi ha dovuto scappare e lasciarsi tutto alle spalle, la casa, la famiglia, la propria vita, ed è finito col sentirsi piccolo e fragile come un origami. Piccola gru d'origami, appoggiata al balcone, osservi le lucide, fredde, accecanti luci dei neon. Le osservi riflesse in pozzanghere nere di lacrime, piante dal cielo, nelle sere in cui tutto sembrava ormai cenere e grigie macerie.
Osservi quel mondo che non ti appartiene, violento, sferzato dal vento che soffia sospiri su strati di nubi sottili mentre tu tremi di buio, tremi di freddo e temi che il sole non sorgerà più. Le strade sono colme di fumo, che gli occhi vedono a stento, spiragli di fuga, di cielo sereno, laddove sono occhi che non riesci a vedere, occhi di esseri umani, occhi capaci di essere colmati di pace e di quel sentimento che dentro noi stessi chiamiamo empatia. I campi sono prati bruciati, bloccati da uomini che come pecore nutrono sogni di piante sintetiche, sperando che un giorno il mondo là fuori potrà trasformarsi e riempirsi di fiori. Ma non c'è fine a questo orizzonte, non c'è confine oltre il quale nuotare, solo rovine e rumori dispersi, immersi in un mare di sabbia e di sassi. Ologrammi di gioia ti tengono vivo, con vivide ombre in un sogno visivo, ma basta una goccia per farle svanire in vapore di pioggia che inizia a cadere. Prendi riparo, tu grudo origami, aspetta che passi e che venga domani, piega la carta, rifatti le ali e non soffio di polvere, poi vola via. Grazie. 23:30 per Mattia Zadra e un momento di Giorgia Caffaro e della mia amica. Ciao, io salgo sul palco per cambiare le nostre scarpe. Dato che appunto è iniziata la primavera e sono tutti quanti felici e contenti, ho deciso di leggere una poesia più tenera, che infatti si intitola Crepa Idiota. Quanto odio la spocchia con cui credi di avermi capita, meglio di quanto io comprenda me stessa, e se mi fomento nel darti torto, trasformi le mie ragioni nelle tue. Quanto odio l'arroganza con cui non chiami bugie le verità che rivieli spezzate a metà, come se si potesse conoscere una persona che censura metà di se stesso. Quanto odio la tua indifferenza scostante per ogni torto che infliggi, come non fossero tue le mani sporche ma gli altri a gettarsi sui vetri di cui ricopri i pavimenti. Quanto odio il tuo sorriso saccente, le tue risposte scorbutiche, la tua noncuranza, la reticenza, la falsa timidezza, la completa mancanza di modestia e quanto vuota mi sembra una stanza senza il pensiero di te. Quanto irreale mi sembra un'idea finché non la racconto a te. Il tocco delicato con cui sfiori le mie ipocondrie, la sfacciataggine con cui tratti le mie insicurezze e la folle complicità con cui accogli ogni mia fantasia. Sei arrivato un giorno in cui volevo morire. Come un gatto curioso mi hai raccolta, un giorno alla volta coltivata, hai soffiato vento gelido e delle mie lacrime hai fatto rugiada. Odio dover spiegare chi siamo l'uno per l'altra. Mi hai tirata fuori dalla scatola in cui mi ero messa e ho promesso di non darti etichette. Odio tutte le cose che non faremo mai. Odio sentirti triste, odio sentirti confuso, odio non sapere cosa dire e nemmeno tu lo hai sempre saputo. Odio la paura di perderti, di avvicinarmi troppo, scivolare su sillabe madide e nella caduta tendere troppo il filo che ci tiene legati. Odio il tuo sfuggirmi, negli orli di un dettaglio. Odio che certe cose non me le dirai e non saperle dire nemmeno io, se non facendo l'elenco delle cose che odio e che di te non cambierò mai. Si fa 24:30 ed è il momento di Jaime De Castro. Allora, questa è la prima volta che leggo questa poesia e il mio tentativo era di scrivere una poesia felice, leggera, però non ci sono riuscito, è una poesia triste come tutte quelle che scrivo. Scopa amica, ti avevo detto, non so mai quanto è il momento, non so mai quando si incrociano le questioni di tempo e di spazio. Per tutta risposta avevi riso, guardandomi come un essere strano, accarezzandomi il viso per reggermi il gioco. Mi hai invitato a casa tua, in un giorno così freddo da perdere il corpo nei vestiti. La tua coinquilina era al lavoro e volevi mangiare nella pizzeria sotto casa. Mi parlavi del pizza boy e di tutti quelli che avresti fatto salire al posto mio, come in una roulette ma fatta di uomini che ti spogliano. Ti sei seduta sul divano, che poi era il tuo letto.
Ti avevo detto di mettere su Sanremo che c'era Tommaso Paradiso e ci saremmo divertiti a sfotterlo. Hai fatto partire un film brutto di quelli che si cercano di proposito per distrarsi. Ti sei sdraiato su di me, come fossi il tuo divano, come fossi il tuo letto. Hai detto qualcosa, mi hai guardato. Hai girato la testa, mi hai guardato. Hai allungato il collo, mi hai guardato. E io che la conquista non so cosa sia, e io che sono un terreno di guerra anche per me stesso, mi facevo togliere i vestiti tutti da una sconosciuta con cui mezz'ora prima ripetevo all'unisono come un mantra, non ho voglia di un qualcosa in più, voglio solo divertirmi per una volta. E tu che sei sempre stata territorio conteso, territorio ambito, e tu che conosci il rumore delle bombe di notte, ti facevi togliere i vestiti tutti da uno sconosciuto con cui mezz'ora prima ripetevi all'unisono come un mantra, non ho voglia di un qualcosa in più. Voglio solo divertirmi per una volta. Dopo aver fatto le cose che fanno le persone sole per tenersi compagnia, sei andata via, sei andata di là. Hai preparato una pasta al pomodoro e per il resto del tempo siamo rimasti in silenzio a cercare dove fosse finito il divertimento che ci eravamo promessi. 25 per Jaime de Castro, ed è il momento dell'ultimo poeta di questo primo round, Omega Storie. Buonasera, io sono Samuele e questa poesia si chiama Vernice Nera. Dal rubinetto d'oro in sala scorre vernice nera, lavo le mani e ascolto lei che dice a me di essere un'opera d'arte medicea e ripongo me nella trousse che non ti trovo giusto, non alle sue. Se il muschio sopra il marciapiede, su cui aspetto il bus, che mi apre una porta al centro e dimità le tombe etrusche, e saresti ritornata presto su, scherzavi, la tattica non è invocare macchie, fermare su viale Suzzani la macchina. Mio figlio d'arte, come Cilia, boicottaggia i battiti di cigli e uccido come i volatili in Siria. Se non ci sei, sono là. Ruggine che copula sopra i detriti, che il fiume si scorda e dona il nulla cosmico. Tra i viali cerco viaie, se c'è luce ammiro il verde concepito da un coito targato blu giallino. Faresti quanti passeggiate nel tuo giardino, ma mi sorteggi se stai male come un bugiardino. Bene, grazie. La busta quattro tazze col solvente, cerco il tempo le distanze. Nell'acquario ti carezzo un solo lato, come le razze. Che hanno dorso nero e ventre bianco, come le razze. Le mie lagne sono pozzanghere, mi chiedo come tu sia spoglia, simile a campagne in Bielorussia, no? Quando ti corichi, ricordati di spegnere la lampada d'olio. E se si presente, stiamo sempre a tu per tu, che ho imparato da Giulia a osservare le parti in alto delle architetture di una Monza bene che mi ha segnato il senno di grigio e dire al vecchio me che ad oggi mi piacciono i tuoi divigio, un frantumo di ricordi come ogni caricatore, borse da alligatore, l'ossequiarti sa come di tosse, a tratti carbone, le gote rosse ormai pallide al sole, i suoi capelli mossi, sai, di Santi Sansone. Tu quando ti sale l'autostima, sentiti il cambise di 4-5 persone, ti ho la testa tiepida e non calda, ben salda da mai, ma mamma insiste, dice che va rotta ed è non salda. 8 e mezzo che fa 24 e mezzo e si chiude così il primo giro. Facciamo un applauso a noi.